Ma onestamente questi ragazzi non finiscono mai di stupirmi. Sapevo che facevamo una grande prestazione perché sotto questo aspetto siamo mancati quasi mai. A prescindere dalle assenze, i problemi, questa è la settima partita in 20 giorni. Abbiamo fatto una grandissima prestazione contro una grossa squadra. Solo il fatto che loro l'avevano vinta tutte la dice lunga. Il rammarico è che sull'1-0 abbiamo avuto anche la palla per il 2-0 e poi abbiamo preso un gol sporco perché abbiamo su due rimpalli la palla è finita lì, perché se finisce il primo tempo 1-0 non lo so, era un'altra partita, però con i secchi in mano non si va da nessuna parte. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato grande carattere, perché andare sotto con una squadra come il Teramo e avere subito ripartire senza problemi, abbiamo avuto la palla del pari, il portiere ha fatto una parata stupenda prima del gol, quindi poi abbiamo fatto gol, quindi ragazzi veramente è un punto meritatissimo. Non siamo venuti qua a chiuderci, a fare barricate, l'avevo detto che la mia mentalità è quella di giocarcela, quindi complimenti veramente a questi ragazzi, sono state veramente grandissima prestazione, complimenti veramente. Ma guarda, adesso c'è la terza di fila, c'è Bari, una partita facilissima. Sto scherzando, no, ma noi, guarda, non ci esaltiamo, giochiamo domenica dopo domenica, guardiamo partita dopo partita per cercare di salvarci il prima possibile. Se ci salviamo senza soffrire abbiamo fatto un'impresa.